Prima di proseguire con il video, ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella per le notifiche. Grazie. Jamie Foxx ha finalmente parlato delle sue condizioni mediche, che potrebbero essere piuttosto serie. Secondo fonti vicine all'attore, riportate da TMZ, la situazione sarebbe preoccupante. L'appello è semplice, pregate per Jamie. Sono trascorse 3 settimane dal suo ricovero d'emergenza in ospedale. Non si sa molto sui motivi del prolungato soggiorno di Foxx in ospedale, ma sembra che le condizioni dell'attore di Hollywood siano piuttosto gravi. Dopo il ricovero per un'emergenza medica, non si è saputo più nulla su Jamie. Solo 2 frasi, emerse di recente, stanno allarmando i fan. La prima è un appello alla preghiera, pregate per lui, riportato da TMZ da fonti vicine alla star, vincitore dell'Oscar per la sua interpretazione di Ray Charles nel 2004. La seconda è un post apparso qualche ora fa sulla pagina Instagram ufficiale dell'attore. I segnali non sembrano promettenti. Secondo quanto riferito da TMZ, Jamie Foxx non parteciperà alle prossime puntate di Beach Exam, il programma televisivo musicale presentato e prodotto da Foxx, in onda su Foxx dal 2017. Lo spettacolo avrà un nuovo conduttore al suo posto. Anche la figlia Corinne, DJ del programma, non parteciperà e sembra che non abbia lasciato l'ospedale dove è ricoverato il padre negli ultimi giorni. L'attore 55enne è stato ricoverato d'urgenza la mattina dell'11 aprile scorso. Mio padre ha avuto alcune complicazioni mediche, aveva annunciato la figlia Corinne sui social il giorno dopo il ricovero ad Atlanta. Inizialmente, la situazione non sembrava così preoccupante. Infatti, la figlia aveva aggiunto: fortunatamente, grazie a un intervento tempestivo e a cure eccellenti, è già sulla strada del recupero. Tuttavia, 3 settimane dopo, Hollywood chiede di pregare per lui. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. Vi chiediamo, come famiglia, di rispettare la nostra privacy, aveva aggiunto Corinne Foxx, senza fornire ulteriori dettagli sulle reali condizioni di salute del padre.